Prima di lasciarvi al video voglio salutare Rocco e Lorenzo, che mi hanno chiesto di salutare, li saluto molto volentieri. Ciao a tutti. E mi raccomando, un bel pollice in su, 5 like per il prossimo episodio. Vi lascio il video. Buona visione. Benvenuti in questo nuovo video di Enter the Gungeon. Io sono Nixo e oggi siamo su questo bellissimo giochino come al solito. Vi invito subito a lasciare 5 like per un prossimo episodio. Un bel commentino qua sotto nei commenti per farmi sapere la vostra. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, pagina Facebook, Instagram in descrizione. Oppure chiedetemelo, perché me ne dimenticherò. Ora, partuma, giochiamo. Perché però non siamo il nostro soldatino. Allora, io opterei per il marine, visto che sono uno che mi piacciono molto i marine. Sono un marinaio, non penso che il marine sia quello. E dobbiamo andare a battere i nostri boss, i nostri peggio nemici. Sale della sapienza, livello 0. Siamo base. Ok, possiamo... Com'è che erano? L'avevo già provato. Possiamo... Ok, possiamo fare la capriola, tutto buonissimo. Rompiamo tutto. Anima errante, avvicinati a me, premi per parlare. Va benissimo, baffo un cucino che sono diventato sordo. Perdo 20 diottrie all'orecchio. Ora, sono io, va benissimo. Ascolta le mie parole, ti spiegherò come sopravvivere in questo sventurato dedalo. Cazzo, è un dedalo. Attraverso le porte puoi iniziare. Ah, ok, attraverso le porte, zio, va benissimo. Prova a rovesciare questi tavoli e calciarli quei barili con lei. Voilà, ribaltiamo tutto e calciamo i barili. Barili. Questo barile qua. Pam. Passa alla stanza seguente. Passo subito. Cioè, che cacchio è comunque? Cos'è Star Wars? Non è Star Wars. Questa è la lezione più importante. Come usare la retro. Ok, va benissimo. Durante la prima metà della rovesciata, rotoschivata. Sei invulnerabile al fuoco nemico, ma torni invulnerabile appena tocchi terra. Questo significa, scusate, che posso schivare proiettili e altri pericoli, ma dovrai prendere bene il tempo. Ok, va benissimo, sono pronto, perfetto, dai, suma. Pronti? No. Vado. Ciccato. Ok, benissimo, vai così. Ok, bravi, apri la porta. Stardino di un fantasmino. Ho un momento di impasse. Cacca. Usa la tua io dico la rovesciata, ma è la rotta rovesciata. Per saltare, salto. Tu ma quella rotta schivata, la rotta scivolata. Vai così, guardatelo lì, ninja. Dovremmo chiamare il ninja. Ok, allora, benissimo, apriamo. No? Ciccio, cos'è che devo fare? La rotta schivata è un modo migliore per evitare di morire in uno scontro a fuoco. A volte però i proiettili potrebbero essere davvero troppi. E come lo schivo? Ok, questi sono gli obliettatori. Ok, benissimo, possiamo raccogli e passaci sopra. Passiamo sopra. Ah, usare i premi Q. Ok, mica mi sta perdo 40 decibel. Fottiti. Sono cattivo io. Sono cattivo, eccellente, buonissimo. Ah, vabbè, puoi anche trovare all'interno del gungeon. Benissimo, avanti. Sono prontissimo. Diamo il nostro... Devo fare? Posso andare avanti? Figurati, devo parlare con questo fantasmino qua. L'incoglionito è fatto. Ha imparato tutte le lezioni basi. Duro. Direi che ti meriti una ricompensa, grazie. Un'arma adeguata a tuo talento. Cos'è? Adesso mi tiro un calzino. Cos'è? Spara fagioli. Usa il mouse per mirare e... ok. E caricare usa R. Va benissimo, ok. Muoviti, ciccio. Insomma, cos'è comunque un proiettile fatto male? Io perché sparo fagioli? Cosa sparo piselli? Ammazzano i piselli. Io non ho mangiato i piselli, sono pericolosissimi. Va benissimo, andiamo. Poi ricarichiamo la pistoletta. Ecco. Spara fagioli, minchia. Ricarica sta pistola, va. Faccio male con i fagioli. Muori, merda. Muori. Non scherza con moi. Mi filippato anche la scrivania. Per dire quanto sono cattivo. Scappa. Che qua finiamo male. Ricarica i fagioli. La fagiola pistola. Guarda che ninja. Vai così, proprio il ninja. Cioè, i ninja fanno davvero cagare, io sono molto meglio. Che cosa sta sparando su qua? Oh, rincoglionito.
Sono qua dietro, sono qua dietro, sono qua dietro. Bravo, genio. Cos'è sto robo? A ciccio con... Aia. Sembra uno di quegli anziani, uno di quegli anzianietti, quelli religiosi che non mi ricordo mai il nome. Esploso, aspetta, mettiamoci qua. Carica. Sono, ho fatto una stronzata, mi sa, sì, perché ho usato una cosa senza volerlo. Dimmi tutto, amico. Vedi quella per tu... Sì? Un teletrasportatore. Benissimo, mi ho sbloccato il teletrasporto. Posso... Ok. Ok, la mappa era così, se non mi ricordo male. La mappa, buono. Buono, buono, buono. Ora, come ci arrivo lì? Con lo Spirito Santo. Perché non ci arrivo da lì. Sentiamo? Proprio usare il teletrasporto. Ah no, che figata. Bastava farlo così. Scialla. Affambrodo, che cagata. Se premi quando ti trovi in quel portale, puoi usarlo per trasportarti nel punto dove ti trovavi prima. Ok. Ora c'ho il boss. No, di qua non posso andare. Qua c'è qualcosa di utile. Figurati. Rompi tutto come se non fosse casa tua. Qua c'è qualcosa che posso fare? Niente. Buono. Buono, vai. Allè. Ah, c'è la granata. Che cacchio ci fa la granata, no? Ti sparo i fagioli io. Ti sparo i fagioli, cioè, bastardo. Sul cartello, genio che sei, genio del mare. E spara questi minchia di fagioli. Bravo. Muori, stronzetto. No. No, no. E muori. E che cazzo. Ora, andiamo di qua, andiamo di qua, andiamo di qua. Vai, uno. E non è vero, e due, e tre. Stronzetto che scioppa. Scioppa, merdina, scioppa. Vai così. Ora vai di qua, rompi tutto. C'è un'arma, buono. La K, scialla. Prendi la K, vai così. Cos'è sta roba, cos'è sta roba? Usa contro per cambiare arma, fidati di manuale. Va benissimo, basta che non sia un truffatore. Se hai bisogno di un tieni premuto contro. Rallentare il tempo e raccogliere tutte. Ok, va benissimo. Quindi contro cambio arma. Va bene. Non usiamo la spara a fagioli. Usa la spara a fagioli. Che fa un pazzello e mezzo di danno. Non facciamo minchiate. Passa da questa parte. E andiamo di qua. Di qua c'è lo Spirito Santo, il guardiano. Di qua possiamo rompere qualcosa. Non lo sento. Qua c'è qualcosa. Minchia. E uno è andato, perfetto. Ricarica e prendi quel cosino molto utile e interessante alla vita umana. Ok, ora direi di andare a battere. Aspetta, tanto non c'ho più la sparafagioli. Sì, ce l'ho ancora la sparafagioli. Vai a battere quello là, sperando di non morire male. Perché il boss dovrebbe essere il boss finale. Vai così, sono carico. Aspetta, rompiamo qua. Rompiamo qua, rompiamo qua. E direi di farcela. Andiamo. Andiamo a rompere il boss finale. Allora, vieni da me quando ti sentirai all'altezza di affrontare la sfida finale. Ci sono. Te la senti di mettere alla prova tutto quello che ho imparato? Ho imparato tantissimo. Non ti preoccupare, vai. Siamo a duello. Non puoi dirmi queste cose. Si comincia. Cosa che devo fare? Vai così. Vai, guardalo lì, guarda. Dove è andato? Vai così, guardalo lì, guardalo lì, faccio un patato di mezzo. Faccio un patato di quel danno. Bravo, genio. Però, che pirla. Ricarica la pistoletta e vai così. Vai così, guardalo lì come se ne becca 20. Crepato, via. Mi arrendo, non sparare più. Non posso più sparare, peccato. Hai sconfitto il grande Manuel, buono. Ho dominato questa sale per così tanto tempo. Il regno del Manuel è benissimo. Ce l'hai fatta, hai finito il gioco, di già. Premi A. Lasciami qui. A morire. Ok, va benissimo. Noi possiamo anche andarcene a quel paese. Abbiamo fatto il nostro lavoro. Mi sento fiero per una volta. Se vi piace 5 pollicioni in su e vi porto un altro episodio. Andiamo a fare il varco. Mi raccomando, Dix è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Bel pollicione in su. Iscrivetevi se non l'avete fatto. Pagina Facebook, Instagram. In descrizione o nei commenti chiedetemela. Dix è tutto. Ciao a tutti.